Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parleremo di sicurezza antinfrazione. Voglio dare qualche consiglio su come programmare, o meglio, su come organizzare la sicurezza di casa tua. Prima di tutto, la cosa fondamentale della sicurezza, che è come nell'isolamento termico, come nell'isolamento acustico e come nella natura, è equilibrio. Cioè, qualsiasi cosa che sia inerente alla sicurezza, se non è equilibrata, non otterrai i risultati voluti. Io vedo tantissime situazioni dove magari mettono una porta blindata in classe 4 e poi nelle finestre non fanno la stessa sicurezza o fanno una sicurezza nulla, quel tipo di sicurezza lì non serve a niente. Già il ladro sarà difficilmente cercherà di passare dalla porta d'ingresso a meno che non abiti in un grattacielo che sia al 30° piano dove sia l'unico punto d'accesso. Ma detto questo, l'equilibrio è molto molto importante davvero, anche negli infissi, ad esempio mettere un vetro blindato senza che l'infisso sia blindato, anche lì non c'è equilibrio, ottieni un infisso pesante e costoso ma che non è sicuro, quindi ancora la sicurezza non è stata ottenuta. La cosa che ti invito su cui ti invito a riflettere è di metterti nei panni del malvivente. So che è difficile farlo. Però prova a immaginare, se dovessi entrare in una casa, quale punto di accesso cercheresti di prediligere? Dove andresti? Sicuramente non sul davanti, andresti sul retro, andresti o se no al primo piano in un terrazzo se è riparato, andresti dove c'è poca luce, andresti dove ci sono meno case di fianco o di dietro, a seconda di come è fatta la casa. Questo è una cosa che spesso non ci si pensa, invece quando si progetta la sicurezza è importante pensarci. Poi ti consiglio di analizzare la zona, se già ci abiti conosci perfettamente il quartiere, sai se è una zona tranquilla, se è una zona a rischio, se è una zona ad alto rischio, ti consiglio di immaginare come potrà diventare un domani, se apre qualche attività particolare che potrebbe cambiare l'affluenza di certe persone, se cambia la viabilità delle strade, insomma bisogna informarsi un po' su dove si andrà, dove si vuole questa sicurezza, anche di quanta ce n'è bisogno. Insomma bisogna analizzare a seconda di dove si vive, anche di quanta sicurezza c'è bisogno, perché anche quello è equilibrio. La difesa deve essere sempre proporzionata all'offesa, perché andare a fare un Fort Knox in una zona dove non c'è bisogno, rischi quasi di ottenere il contrario, che quelli che passano da lì dicono chissà che cosa ci avrà dentro. Poi ti consiglio di installare un sistema con delle autochiusure, ad esempio nelle porte d'ingresso dove è possibile, in modo che anche se è una porta in classe 3 che non è chiusa a chiave, no, la sicurezza è zero. Se invece tutte le volte che la porta si richiude, la serratura si riarma da solo, lì sei sicuro che quando vai a dormire, quando vai fuori casa, quando vai fuori vacanza, non ti verrà mai il dubbio di dire ma la porta l'ho chiusa a chiave o è rimasta aperta? Poi, tipologie di apertura. E per chi fa finestre, magari chi è preparato, è scontato, ma per te che stai guardando il video, probabilmente non è così. Dunque, un infisso fisso, a parità di sicurezza, diciamo così, di vetro, di telaio, di fissaggio, è sempre più sicuro di un infisso con un'anta apribile. Come ad un'anta apribile è più sicuro di due ad anta apribile. Tre ante apribile è ancora meno sicuro, quattro ante e di conseguenza, no? Normalmente questo è sempre così, poi dopo dipende dalle classi antinfrazione e ti invito a guardare l'articolo o il video qui su YouTube. Praticamente se io ho un infisso antinfrazione classe 2 fisso e classe 3 apribile, quello apribile sarà comunque più sicuro del fisso. Però a parità di classe antinfrazione è molto probabile che il fisso sia più sicuro di un'anta apribile e due ante apribile sia meno sicuro di un'anta singola. Questo succede perché ci sono più sfiori, più cerniere, più meccanismi, quindi è normale che anche a parità di classi antinfrazione ci siano dei sistemi più sicuri o meno sicuri. Poi la classe antinfrazione arriva fino a orange, magari fino a lì arriva in classe 2, poi dal 2 arriva al 3 c'è un altro, magari uno arriva per scapuzzo in un punto, l'altro quasi arriva alla classe superiore. Questo non lo puoi sapere perché non esiste la classe 2,95, 2,0, 2,1, c'è 2, 3, 4, eccetera. Ultimo consiglio, dormi sereno, ovvero se hai la possibilità nella zona notte di crearti una cellula di sicurezza, ovvero tutta la zona notte fermata da una porta, ad esempio una porta blindata da interni, che è una porta blindata che non si presenta mastodontica come una porta blindata da mettere negli ingressi, ma è una porta raso muro, una porta che quasi sembra una porta normale, una porta interno, ma in realtà è una porta blindata. Questa crea un effetto sorpresa che ai ladri non piace perché si trovano qualcosa che non si aspettano.
tempo che non hanno più, perché una volta che sono dentro hanno quei 2-3 minuti e poi devono andare via, e tu sei lì in sicurezza e puoi telefonare alle forze dell'ordine per farti venire a salvare. Poi questa cellula di sicurezza ti può servire anche ad altre cose, ad esempio quando vai via in vacanza potrebbe diventare il tuo cavo da mettere le cose di valore. Stesso discorso di prima, se entro i ladri cerco di saccheggiare, arrivano in un punto, non possono accedere, intanto sono l'antifurto, se sei stato bravo e hai fatto l'antifurto e l'hai collegato alle forze dell'ordine, quindi direi che potresti essere in vacanza un po' più tranquillo della maggior parte delle persone. Spero di averti fatto riflettere in modo positivo sulla sicurezza. Ciao e al prossimo video!